Halloween Sanremo, è qui con noi il vincitore. Ricordiamo questo contest da paura in cui dovevate portarci 3 minuti, massimo 3 minuti delle vostre performance, delle vostre esibizioni. Ha vinto da Sanremo il cantautore Christian G. Christian Gullone, che è qui con noi, vincitore di Halloween Sanremo. Christian, parlaci del tuo pezzo e com'è appunto vincere la prima edizione di Halloween Sanremo? Beh, vincerla è stata una cosa da paura, insomma, è stato veramente molto bello, anche perché ero in giro con la mia maschera nella notte di Halloween e ho sentito vibrare il mio telefonino e ho detto, caspita, ho vinto. E quando, siccome succede sempre poco spesso di vincere delle cose, sono molto grato a te, all'Eco della Riviera e a Telenord per aver vinto questa meravigliosa opportunità, Grazie a insomma. te. No, figurati, io solo semplicemente qualche anno fa ho messo una domanda sui miei social network. Ho messo questa domanda: di cosa avete paura? Perché la paura è una cosa strana, no? Non sono nuovo a queste cose. Il mio singolo Fastidio, che è uscito l'anno scorso, nel singolo Fastidio avevo scritto sui social network che cosa vi dà fastidio, ed erano venute fuori tutta una serie di risposte, come nel caso della paura, che sono molto interessanti, perché la paura alla fine è una paura che, se vai a prendere in considerazione tutto quello che succede, è una paura condivisa. Questa paura condivisa è una paura che porta ad avere paura un pochino di tutto. E quindi in quell'ambito lì, nell'ambito della canzone, ad esempio, c'è la paura dei ragni, la paura del futuro, la paura di dire le parole, che tra l'altro ho scoperto ieri che la paura di amare si dice fitofobia, tipo una cosa del genere, e quindi è una cosa incredibile. Vedi, vedere i quiz alla TV serve sempre qualcosa. E quindi, insomma, diciamo che c'è stata tutta questa ricerca sulla paura, sulle paure. E nella canzone, devo essere sincero, che c'è solo una frase che ho scritto io, quindi è una cosa proprio condivisa. Difatti, questo premio, questa opportunità ce l'ho anche grazie a tutti quanti, perché è una cosa condivisa, è sociale, è un esperimento sociale, no? I social sono belli perché hai la possibilità di chiedere a tutti quello che pensano, e molto spesso tutti ti dicono quello che pensano, ed è forse la parte più bella dei social, che è come se fosse una grande piazza. E questa è una cosa che a me mi piace molto, mi intriga molto come pensiero. Anche di una volta avevo fatto una cosa che si chiamava Pop Cut Up, no? Che prendeva un po' il pensiero del cut up, che è questo modo di scrivere inventato da William Burroughs. Questo tentativo di prendere delle parole un po' a caso anche, e tirarle su e costruirci delle cose, costruirci delle canzoni, costruirci delle lettere, costruirci delle poesie, ci puoi costruire un po' di tutto con questo cut up. E quindi non ho fatto nient'altro che ripetere questo esperimento che avevo fatto una volta, mettendo un cartellone tipo un Tazebao con scritto le regole del gioco, e ho fatto la stessa cosa così con i miei follower. Ecco, una cosa molto bella che è giusto accentuare è che effettivamente la vittoria non è solo tua che te la meriti, ma è proprio di tutte le persone che ti seguono, dei followers che hanno partecipato alla realizzazione di questo tuo video, perché effettivamente, lo ricordiamo, il contest, perché hai vinto perché effettivamente hai incarnato proprio la paura e la paura di tutti. Effettivamente la paura è qualcosa che ci accomuna davvero tutti, e l'idea è stata bella, la realizzazione e l'interpretazione. Quindi è stato davvero meritato, davvero meritato. Come promesso, lo ricordiamo, perché all'insegna di Andy Warhol, l'abbiamo sempre detto, all'insegna di Andy Warhol, che diceva 15 minuti di celebrità, Christian, parlaci un po' di te, però non dimentichiamoci una cosa, che questo contest è anche all'insegna di un grande regista che nacque proprio a Sanremo, Mario Bava. Infatti vogliamo questa prima edizione dedicarla proprio a lui, e vorremmo in seguito proprio che cresca, proprio perché che cresca nella provincia di Imperia a Sanremo, perché questo è un grande regista, Mario Bava, seminale per vari generi, reazione a catena, il genere dark, veramente un grande Mario Bava di Sanremo. È incredibile, no? A Sanremo abbiamo avuto una serie di personaggi pazzeschi, no? Tra cui anche lui. E la cosa interessante di Mario Bava è che ha influenzato moltissimo anche tutta la poetica e l'estetica di Tim Burton e di
di tanti altri registi di dark, no? Come dicevamo, io diciamo che prendo un po' da quell'immaginario, cerco di lavorare molto su queste storie che esistono ma non esistono e che possono essere riscontrabili nella realtà ma molto spesso non sono riscontrabili, questa visione un po' distopica della realtà e anche questa condizione completamente un po' matta e macabra di cose che invece in realtà non sono matte e macabre, no? Ad esempio io ho un brano nel mio ultimo album che si intitola Il destino del Barnum, dove io ho immaginato in una vera e propria in un vero e proprio viaggio mentale un po' bartoniano, diciamo, più che baviano, si può dire baviano? Sì, si può dire. In questo viaggio bartoniano ho immaginato un circo in disfacimento e quindi ho costruito all'intorno di questa melodia anche un po' allegra ma nello stesso tempo un po' macabra, ho costruito una serie di immagini che sono proprio immagini legate un po' a questo immaginario collettivo, quindi diciamo che dal punto di vista di connessione c'è una connessione forte, no? Con questi condizionamenti un po' che arrivano dal macabro, dall'horror, dall'orrido, dal thriller, non so neanche io come dirti, io mi considero, a volte ho scritto parecchi brani thriller, cioè canzoni in cui all'interno metto assassini e irrisolti o metto addirittura delle vittime che vincono sul loro assassino, cambio un po' la prospettiva, no? Mi è sempre piaciuto molto questo. La mia vita da musicista, io scrivo canzoni, ultimamente sono anche diventato direttore artistico di una casa discografica che si chiama Riserva Sonora, che è una casa discografica indipendente ed è una casa discografica che è anche una famiglia discografica, perché all'interno ci sono io, ci sono altre persone che hanno costruito sia il mio percorso artistico insieme a me e mi hanno aiutato ad andare avanti in questo percorso, sia comunque sia cerchiamo di aiutare costruendo delle vere e proprie factory alla Andy Warholiana memoria, visto che abbiamo parlato di Andy Warhol, in cui poter prendere degli artisti e poterli far crescere all'interno. Riserva Sonora, che è un po' cerchiamo di costruire dei percorsi artistici insieme ai nostri artisti, un po' di Warholiana memoria, no? Un po' una factory in cui all'interno possiamo mettere veramente tutto, possiamo inserire sia dal punto di vista musicale, sia dal punto di vista visivo, sia dal punto di vista dalla copertina alla messa in scena, insomma, per cui quello che ci piace fare è anche portare avanti queste possibilità, che sono possibilità, non sono realizzazioni di sogni, però è possibile realizzare i sogni, probabilmente è possibile se noi partiamo dal fatto che in qualche modo dobbiamo iniziare a renderli reali. È chiaro che la sicurezza non c'è, poi ogni tanto i sogni sono belli perché poi ti svegli, no? E quindi diciamo che c'è in mezzo questo. Il mio nuovo sogno, che è un sogno che fa parte del progetto nuovo che ho e che sto portando avanti, che a breve ci saranno novità, proprio a brevissimo, e abbiamo fatto io me stesso e me medesimo, perché poi in questo momento sto lavorando moltissimo solo, sto lavorando a un nuovo prodotto, però non vi voglio svelare tante cose, vi posso dire che ci saranno le musiche, ci saranno le canzoni, come al solito, perché credo che le canzoni siano una delle forme d'arte più interessanti e più popolari che si possano considerare, però non ci sarà un disco. Ci sarà qualcos'altro e questo diciamo che è un po' un meccanismo di riuscire a capire se c'è una possibilità di cambio generazionale che deve avvenire tra il supporto fisico, tra un supporto fisico e un supporto diciamo virtuale. Oggi come oggi il supporto virtuale è sempre più attivo, allora tenterò in questo nuovo lavoro di considerare un supporto fisico ma che non sia il disco. Ecco Christian, purtroppo i minuti stanno finendo, i minuti di Andy Warholiana memoria, ecco dove ti possiamo trovare? Beh, mi potete trovare su tutti i canali social, potete andare su Facebook Christian G Artista, potete cercarmi su Instagram andando a cercare Utopia Blumen, lo so sono difficilissimi però così, c'è il mio sito che è www.christiang.it e poi cos'altro dire, forse basta, ah sì, se andate su Spotify potete trovare il mio vecchio disco e tra poco anche il nuovo singolo e quindi andate su Spotify o su YouTube Music e scrivete Christian G con la H dopo la C, mi raccomando perché sennò non sono io e potete insomma scoprire la mia musica. Grazie Christian, viva Halloween Sanremo e complimenti al vincitore. A presto. Grazie.